veramente semplicissime. Per esempio, se noi abbiamo il pranzo di Natale, prima, ovviamente nella colazione, non mi vado a fare una colazione di 1200 kcal, okay. Oppure non vado a mangiare completamente e solo schifezze. Capite bene che bisogna un po' limitare gli alimenti in base al tipo di situazione. Pranzo di Natale, dovete girarci attorno. Sì. Quindi nel pranzo di Natale mangiate quello che volete, se c'è salsiccia, lasagne, ragù, eccetera, eccetera. Allora fate la vostra porzione di salsiccia, fate la vostra porzione di dolce, fate la vostra porzione di frutta. Però ovviamente il post deve essere un po' più, cioè nel senso, passano 3-4 ore, non andate a buffarvi di nuovo, insomma, cercate un po' di limitare. Ecco, io una cosa, un fatto curioso, quello che ne parlavamo prima durante questo video, cioè prima di fare questo video, no? Molti, per esempio, qua arrivano a due estremi. Si arriva proprio a due estremi. Allora, c'è chi sono quelli del non si molla un cazzo. Sì, allora, sì, praticamente sì. Tu vedi queste persone che dicono non si molla un cazzo, tu li vedi il giorno di Natale, io lo vedo sui post di alcuni, li vedo sui post di alcune pagine su Facebook, no, non diciamo i nomi, però si impara tutti quanti non si molla un cazzo con riso e pollo. Ma vaffanculo! No, assolutamente, con riso e pollo. Assolutamente no, assolutamente no. Io posso capire, e questo è quello che stiamo dicendo pure noi, lo scarico durante i giorni, sì, sì. Per esempio tu passi il 25, il 26, da noi sono devastanti, cioè veramente si sente letteralmente devastanti. Io mi ricordo dei Natali, ogni famiglia più o meno è diversa, però mi ricordo i Natali dove si stava seduti anche 6-7 ore addirittura, facciamo colazione, cioè pranzo e cena tutto unito, tutto unito, quindi ci sedavamo per esempio alle 2 e finivamo di mangiare alle 8:30, 9, cioè, non lo so, perché poi che succedeva? Perché alle 7 tu finivi di mangiare il pranzo, che erano le 5 fondamentalmente, poi c'è sempre il solito cazzo di zio alle 8, beh, che facciamo, cuciniamo, allora che si diceva apparecchia, infatti certe volte non sparecchiamo proprio, lasciamo apparecchiare, tanto la sera, bravo. Allora che succedeva? E giustamente mangiavi in quantità, ecco, io non dico stress. Quindi sì, succede questo, in queste feste succede questo. Per esempio se il fabbisogno calorico di Giuseppe è, vabbè, qua siamo almeno di 4.000 kcal al giorno, 4.000 kcal al giorno, nelle feste va addirittura quasi 6.000 kcal al giorno, per dirne una. Sì. Nelle feste solo in quei giorni, in quei pasti, perché veramente c'è una concentrazione di cibo enorme. Quindi nel caso si, per quelle categorie di persone che sono in deficit calorico e quindi devono assumere tipo esempio 2000 kcal per raggiungere l'obiettivo del dimagrimento, in quelle feste non arriverete mai a 2000 kcal, ma molto di più. A voglia. Però i giorni dopo, ecco, bisognerebbe controllarsi. Quindi quello che dicevo appunto prima, se io ho mangiato un panettone a mezzanotte, il giorno dopo, essendo che magari sono al 26, quindi so che devo andare, quantomeno salto la colazione. Certo. Mi prendo un caffè, magari mangio un po' di frutta se proprio, certo, ho certo, proprio fame. Però dopo che tu hai mangiato quello che mangiamo noi di solito in Calabria, a colazione il giorno dopo non ti fa fame, mangi per voglia, perché vedi, noi da noi ci sono dei dolci che si chiamano susumelle, sì, sono no, buonissimi, oppure i cruscoli, sì, sì, che sono praticamente tutti fritti col miele, le susumelle sono al forno, mi sento Dio, però sono ricoperti di cioccolata, frutta secca, c'è canditi, insomma, torroni, quant'altro. Allora tu che dici, vabbè, bella e la mangio, però Gioia mia, tu la stai mangiando per voglia, non per fame, ecco, ed è non questo, per necessità, ecco, ed è questo quello che noi diciamo. E quindi ci abbiamo questi due opposti, di uno che dice non si molla niente, e anche il giorno di Natale, il 25 a pranzo, che per noi è sacro, si mangia riso e pollo, allora tu sei triste come persona, sì, a meno che non ci sia una competizione da là a gennaio, allora lì lo posso capire. Ah, vabbè, qui se si parla di diciamo un lavoro, se lo fai per mestiere, lì cambia la situazione. Sì, per competizione allora là è diverso, però molte persone che sono non neofiti assolutamente, perché magari sono 4-5 anni, però non si molla niente a Natale, riso e pollo, vabbè, sei felice tu, per me puoi fare quello che vuoi. Non è io condividibile, mi mangio condivisibile. È condivisibile, ok. Io mi mangio i cannelloni, attenzione, io mangio i cannelloni e sono felice. E poi ci sono invece quelli che da noi la prendono come una sfida. Ci sono alcune persone che la prendono come una sfida. Io devo arrivare a 8 kg di questo, ma come cazzo vai? No, è impossibile. No, vabbè, 8 kg in 15 giorni no, però ci sono persone che arrivano, praticamente la prendono come una sfida e si siedono veramente il 24 sera e si devastano. E non si alzano più. No. Cioè tu li vedi, praticamente tu vai al lavoro, perché giustamente il 27, 28, 29 sì, è al lavoro, sì. Tu vai al lavoro, li trovi là che sono seduti a mangiare, tu per esempio vai, ti continui la tua vita, loro sono seduti là a mangiare, tu vai a dormire, loro dormono sul tavolo perché devono mangiare, la prendono come una sfida. Ora, cioè, quello che vuole dire Giuseppe in parole povere è l'estremismo, non fa bene.
Okay. Non farmi bene. Ed è quello che poi ripeteremo anche negli altri video. Anche negli altri video. Cioè, anche in questo caso, in questa casistica che stiamo parlando di feste, si parla appunto di feste. Quindi se voi avete un pranzo con i familiari, fatevi il pranzo, fatevi la cena. Però quelle regole basilari, il post o il pre, cercate di comunque limitare l'introito calorico. Ecco, quella è la regola basilare. Quindi, ragazzi, rimane sempre il fatto di, essendo che sono, ma a parte tutto, abbiamo scherzato, sono due giorni fondamentalmente, il 25 e il 26, poi c'è il 31 e l'1 e poi vabbè l'Epifania. Se noi facciamo un calcolo, no, settimanale, vedremo che in quei due giorni giustamente arriverà un introito calorico molto elevato, sì, maggiore. Poi lui spiegherà negli altri video come si calcola il fabbisogno calorico e quant'altro. Da dove si parla? Se noi, ok, calcoliamo settimanalmente, poi vi spiegheremo pure come, spiegheremo appunto, calcoleremo il nostro fabbisogno calorico, quei due giorni extra, molte volte da noi arriva tutto al fabbisogno settimanale, sì, però quei due giorni extra giustamente alzano molto, negli altri giorni,